Oggi voglio fare questo video perché in giro c'è abbastanza confusione e si sbaglia spesso. Io stesso molte volte per velocità dico carta di credito, carta di debito, magari sbagliandomi e non essendo attento. Quindi oggi voglio spiegarvi qual è la differenza tra queste tre varianti, carta prepagata, carta di debito e carta di credito, in modo tale che riusciate a capire e distinguere queste tre carte. Poi comunque se siete alla ricerca di una di queste tre tipologie, vi do anche la carta che io preferisco al momento. E magari voi potete dirmi la vostra. Tra l'altro di questo argomento mi sono informato in prima persona proprio perché amo tutte queste carte e ne ho parecchie. Partiamo dalla più semplice, la carta prepagata. Io consiglio Hype, secondo me attualmente è la migliore prepagata. Poi qui sotto in descrizione se volete c'è un link che vi permette di attivare questa carta e avere 10 euro gratis e in questo modo fate avere anche a me 10 euro, quindi tutti siamo contenti. Comunque la carta prepagata è la carta più semplice perché non è collegata a nessun conto bancario. Ora voi vi chiederete, se non ho un conto corrente, dove vengono depositati i miei soldi? Per le carte prepagate c'è questo speciale conto che si chiama conto carta, che è molto più semplice e per questo le carte prepagate sono molto più facili da attivare. La si può quasi paragonare a una SIM. Nella SIM ricarichi i soldi e poi li spendi. Poi le nuove carte prepagate come questa hanno anche l'IBAN per cui puoi effettuare e ricevere bonifici, quindi ha anche questo vantaggio. Però non è appoggiata a nessun conto bancario. Tra l'altro questa è una delle mie preferite perché innanzitutto la possono attivare i maggiori di 12 anni, quindi anche i minorenni, e poi la si può ricaricare gratuitamente in contanti se si va in una filiale di Bancasella. Ah, comunque riconoscete che è una carta prepagata perché c'è scritto da qualche parte prepaid, che vuol dire proprio prepagata. Passiamo alla seconda tipologia che voglio trattare, le carte di debito. La migliore che consiglio è N26, che tra l'altro è la carta che uso per ogni cosa. La differenza con le prepagate è che questa carta è collegata a un conto corrente, nello specifico un conto corrente tedesco per N26. Quindi ogni pagamento che andremo a fare verrà preso dal nostro saldo del conto bancario e trasferito al commerciante al quale stiamo pagando. Questa penso sia la tipologia di carte più diffusa perché sono quelle normali collegate a un conto bancario e le si può riconoscere, non so se vedete bene, però c'è scritto debit, per cui sono carte di debito. Io ora come ora consiglio questa, se volete qui sotto c'è il link e potete andare a vedere le altre sue funzionalità. Le ultime, le più complesse, sono le carte di credito. Io attualmente non ho ancora nessuna carta di credito, proprio perché per ottenerle non è così semplice come per le carte prepagate e le carte di debito. Infatti, a differenza di queste due, con le carte di credito paghiamo in qualunque caso indipendentemente dal nostro saldo nel conto corrente. Infatti, le carte di credito non sono propriamente collegate a un conto corrente, ma ci vengono date da un istituto di credito, da una banca che magari è la stessa del nostro conto corrente, però quando andiamo a pagare non paghiamo con i soldi del nostro conto, ma è quella banca o istituto di credito che ci anticipa la transazione e poi a fine mese o il mese dopo quell'istituto di credito ci presenta un estratto conto che noi dobbiamo saldare e quindi pagare. Per questo non sono così semplici da ottenere, perché se magari noi spendiamo molto di più di quello che abbiamo nel conto corrente, l'estratto che ci presenta l'istituto di credito che ci ha dato la carta di credito non lo riusciremo a coprire e per questo prima di ottenerla dobbiamo provare a questo istituto di credito che noi abbiamo un reddito con il quale nel caso, nel tempo, possiamo saldare i nostri eventuali debiti con questo istituto di credito. Perciò per ottenerla dobbiamo provare che abbiamo un reddito e dobbiamo provare che riusciremo a coprire le eventuali spese che faremo con questa carta di credito, proprio perché non spendiamo direttamente i nostri soldi. Ah, è una cosa fondamentale, adesso non pensiate che se ottenete una carta di credito dopo potete spendere tutti i soldi che volete e dopo non farvi più vedere dalla banca, perché innanzitutto risulterete nei cattivi pagatori, per cui un domani in cui vogliate ottenere un mutuo e un domani in cui vogliate ottenere un prestito sarete nella lista dei cattivi pagatori e quindi vi sarà molto difficile riuscire ad ottenere qualcosa di questo tipo. Comunque nei prossimi mesi penso che otterrò una carta di credito, così potrò farvi vedere direttamente come funziona tutto questo procedimento. Poi se avete domande o dubbi lasciatemeli qui sotto nei commenti. I link delle due carte che ho menzionato ve le lascio qui sotto in descrizione se volete andarvele a vedere o se volete approfittare del bonus di Hype dei 10 euro. Iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi altri video. Poi se il video è stato interessante e vi è piaciuto lasciate un mi piace, questo mi aiuterebbe veramente. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!